Bentornati all'appuntamento con l'informazione. 1.080.000 euro e la sanzione messa nei confronti di Abbanoa, il gestore unico del servizio idrico integrato in Sardegna, da parte dell'antitrust che contesta tre pratiche commerciali scorrette realizzate nel periodo 2011-2015 nei confronti di numerosi consumatori. Una multa decisa al termine dell'indagine condotta dall'autorità sulla base di circa 600 segnalazioni di consumatori e associazioni di consumatori. Dall'istruttoria sono emerse diverse condotte che Abbanoa avrebbe effettuato e considerate scorrette dall'antitrust. Prosegue la protesta dei marittimi della Saremar dopo aver ricevuto le lettere di licenziamento. Dopo lo sciopero della fame e l'occupazione di un traghetto, ieri hanno occupato anche l'aula del Consiglio Comunale di La Maddalena e il traghetto Icnusa. Una protesta alla quale hanno preso parte anche le mogli e i figli dei lavoratori. Il primo cittadino di La Maddalena, Luca Montella, in una lettera rivolta al governatore Francesco Pigliaro, ha denunciato come la situazione nella cittadina dell'arcipelago stia precipitando. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri sull'attentato poi fallito davanti al caffè letterario in piazza Zampillo a Villa Cidro. Il fatto è avvenuto all'alba di ieri. I malviventi avrebbero disposto davanti all'ingresso un candelotto con circa un chilo di esplosivo da cava. L'innesco non è però esploso. Secondo i primi accertamenti, i malviventi avrebbero dato fuoco e poi sarebbero fuggiti. L'esplosione avrebbe potuto danneggiare gravemente la facciata della palazzina e ferire eventuali passanti. L'ordigno era composto da un mix di nitroglicerina e un altro materiale ad alto potenziale. I carabinieri della compagnia di Villa Cidro non escludono alcune ipotesi. I titolari dell'attività invece non capiscono le ragioni di tale gesto. Grazie!